Blanco prova lui ad andare questa volta direttamente in avanti, Favilli spada la porta contro due giocatori avversari, finisce a terra, subisce il fallo, calcio di punizione, uno dei primi falli che la Juventus si è guadagnata, sì, in questa partita. Attenzione a Macek, inserimento nell'area di rigore di Macek, che mette in mezzo un pallone molto insidioso, Pozzebon, Juventus in vantaggio, il gol di Pozzebon, 39esimo minuto, si sblocca la situazione a Vinovo ed è Nicolò Pozzebon che porta in vantaggio i bianconeri. Ha seguito molto bene l'azione dove doveva seguirla, cioè sul secondo palo, e sono arrivati sul fondo e Macek ha messo una bellissima palla all'indietro, dietro le spalle dei difensori, e Pozzebon è riuscita a metterla dentro col piatto. Si doveva far così per sbloccare il risultato, è stata un'azione da manuale questa. Abbiamo rivisto l'azione, cross di Macek sul secondo palo, Pozzebon pronto, non riesce Lorin ad anticiparle, Pozzebon mette dentro quello che per lui è il decimo gol. L'intervento comunque pulito e regolare di Clemenza, subito Macek prova a ribaltare il fronte offensivo cercando Favilli, Favilli in area di rigore, Favilli cade a terra il difensore, Favilli prova a dribblare il portiere, appoggia per il gol del 2-0, la Juventus trova il raddoppio ed è ancora Pozzebon a siglare anche questo gol sull'appoggio di Favilli, che ha avuto pazienza, ha aspettato che tanto che il difensore finisse a terra di dribblare il portiere per poi appoggiare per Pozzebon che arrivava in rimorchio. Sì, ha protetto molto bene la palla sul lancio lungo di Macek, credo, e ha aspettato che arrivasse il suo compagno, stava per dribblare anche il portiere, però ci ha pensato due volte e ha dato la palla più semplice a Pozzebon, che ha fatto gol in maniera facile, insomma. Trova ancora il tentativo della Juventus di allontanare questo pallone, Favilli gioca bene di sponda per Castanos, che vuole lanciare subito Di Massimo, gran palla di Castanos per Di Massimo che gira intorno al portiere e la mette dentro, 3-0 Juventus, che palla di Castanos, molto bravo anche Di Massimo a finalizzare. Gol di Castanos, direi, sì, perché gli ha dato una palla eccezionale col contagiri e gliel'ha messa proprio davanti, è stato bravo poi l'attaccante a superare il portiere e metterla dentro, però un grande gol tra virgolette di Castanos. Eh sì, il gol che chiude definitivamente la partita, lo rivediamo qui, veramente una palla splendida quella di Castanos, e poi Di Massimo ha beffato l'uscita del portiere avversario Lubia girandoli intorno e